Vincere le partite rimanenti e sperare che Latina ed Avellino incappino in passi falsi decisivi. La Nocerina crede ancora nella remontada, ma non dipenderà soltanto dai propri risultati. I Molossi, dopo aver sconfitto nel derby la Paganese, aspettano la visita di un Pisa in caduta libera. Quattro sconfitte nelle ultime 8 partite e soltanto 3 vittorie e un pareggio. Una media al di sotto delle aspettative della piazza. Toscani che potrebbero dover fare a meno anche di due dei calciatori più importanti presenti in rosa per la sfida del San Francesco. L'ex Mingazzini e il napoletano Boucher infatti rischiano di dover alzare bandiera bianca. Di contro la Nocerina ritrova Garufo, che è convinto che la formazione rossonera possa ancora giocarsi le sue carte in chiave promozione diretta. Sono tutte partite da assolutamente da vincere, indipendentemente dall'avversario, perché ora si diventano tutte partite determinanti e difficili, perché siamo, diciamo, al rush finale. Noi spetta continuare a raggiungere quell'obiettivo che è ancora vivo e che l'ultima giornata ha detto che ancora il campionato è aperto, quindi tutto è possibile. Per la Paganese è il momento chiave della stagione. Perdere o non vincere anche a Carrara potrebbe significare la caduta rovinosa in zona play-out, dove peraltro già da qualche settimana gli azzurro stellati sono finiti, anche se rimanendo a contatto con alcune avversarie. Di sicuro non vincere domenica prossima in terra toscana potrebbe essere il definitivo strappo tra la società e l'allenatore Grassadonia. I dirigenti vogliono la scossa e quando i risultati non arrivano non si può certo pensare di cambiare tutta la rosa dei giocatori. Grassadonia quindi all'ultima spiaggia e se la dovrà giocare senza scarpa e con il dubbio sulla presenza dell'argentino Fernandez, in pratica i due migliori calciatori di questa altalenante stagione.